Oggi non sapevo cosa cucinare e ho pensato bene di fare un buon riso al latte. Controllate bene gli ingredienti. Con questa luce soffusa metto a bagno il riso nell'acqua fredda. Così non si secca in cottura, bastano 10 minuti. Nel frattempo imburro una teglia. Trascorsi 10 minuti prendo metà del riso e ricopro il fondo della teglia. Poi ci metto la mozzarella, la scamorza, il prosciutto cotto. Insomma, faccio uno strato. Dopodiché ci metto ancora la parte rimanente del riso, anche se gocciola, meglio ancora, rimane più morbido. Tra l'altro l'acqua del riso, dove è rimasto a bagno, ha lasciato giù l'amido, le mie mani rimangono morbidissime. Ora ricopro tutto con il formaggio grana grattugiato e dei fiocchetti di burro. Poi metteteci anche il sale, un po' di cannella se vi piace, un filo d'olio. È possibile fare anche la versione 4 formaggi con la fontina, gorgonzola, mozzarella, grana. Ora è giunto il momento di mettere il latte. Mettetelo negli angoli, non sopra, per non rovinare il riso. Ora è giunto il momento di infornare in forno statico 180 gradi per 30 minuti, forno ventilato 170 gradi per 25 minuti. Guardate che bellezza che è venuto, non ci resta che tagliarlo e assaggiarlo. E sì, direi che è venuto proprio bene. Vi assicuro che è stato mangiato tutto, una bontà. Guardate quanto morbido. È morbido sotto la forchetta, morbido in bocca. Buono, buono, buono. A questo punto vi ringrazio per aver guardato il video. Un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Ciao, al prossimo video. Ciao, ciao.